Stefano ci racconta. Nella mia vita ho vissuto momenti negativi, molto negativi. Dalla perdita di mia madre, la persona che mi ha fatto, direi, scoprire cosa sia la vita con la sua educazione. Persona splendida, da ricordare per tutta la vita. Io nel frattempo inizio a bere. L'alcol aveva reso la mia anima triste e opaca. Ho questa sensazione, pesante. L'alcolismo mi rendeva così, senza luce. Però, chiedendo scusa, era come se la luce interna riapparisse. Domandando scusa mi liberavo dalla paura degli altri, dalla paura del loro giudizio su di me. Ho sempre pensato che la vita sia un qualcosa di molto misterioso. E al tempo stesso che l'ignoranza delle persone spesso è molto pesante da sopportare e ci condiziona la vita. Tutti i giorni chiedevo aiuto a Dio, di darmi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, di cambiare quelle che posso, di riconoscerne la differenza. Ma soprattutto ho dovuto riconoscere, e questo è stato importante, molto importante per me, che sono impotente di fronte all'alcol, che mi faceva perdere completamente la padronanza della mia vita. Quando penso a mia mamma, io so che mi ha insegnato ad amare la gente e ad amare me stesso. Amare se stessi, io penso, senza amare gli altri, crea un mondo invivibile. E amare gli altri senza amare se stessi diventa quasi una malattia che può condurre all'alcol, come è successo a me. Per questo adesso sono qui in comunità e mi sto liberando da questa schiavitù.